Mamma Filomena, qual è il più bel ricordo che ha di sua figlia Elisa? Di Elisa ci sono tanti ricordi belli, perché era tutto per me, e ancora oggi è tutto per me, però i ricordi più belli sono quando tornavo a casa dall'ufficio, che lei mi aspettava, faceva trovare già tutto apparecchiato, sorridente, era sempre ad aprire la porta, perché avevamo le chiavi, però io non avevo la chiave di casa, l'avevano loro i ragazzi, e quindi lei mi veniva da, come sentiva l'ascensore, mi veniva ad aprire la porta. Oggi non c'è chi mi viene ad aprire la porta. Elisa è stato tutto per me, era felice, sorridente dentro casa, accoglieva chiunque con gioia, con amore, non era mai imbronciata, e quindi questo mi manca, quando viene qualcuno che sono sola, non c'è chi aspetta come quando c'era Elisa a casa. E poi l'ultimo ricordo, la mattina che io sono andata via e l'ho lasciata ancora che dormiva, quindi a letto l'ho salutata e mi ha abbracciato, e me ne sono, è stato l'ultimo ricordo. Però Elisa riempiva la casa di gioia di tutti, e quindi mi manca molto, sono dei ricordi che non si possono cancellare e che non cancellerò mai fino a quando sarò su questa terra. Qual era il rapporto di Elisa con i fratelli? Il rapporto di Elisa con i fratelli era bellissimo, un rapporto che non si può descrivere, che forse oggi, io ve lo dico così come si può parlare di una figlia, di una nipote, di un'amica, di tutto. Io auguro a tutte le ragazze che possano avere una famiglia così come l'ha avuta Elisa, e il rapporto bellissimo che ha avuto con i fratelli, che l'accompagnavano ovunque, era lei pure che cercava di consiglio pure ai fratelli, non si è mai tirata indietro per niente, qualunque cosa chiedevano. Quindi Elisa è stata felice, serena, ha avuto tutto e ha dato tutto, ha dato tanto per i fratelli e per tutti, perché ha voluto bene a tutti, e io la ricorderò sempre così, e anche i fratelli, non c'è un giorno che lei non viene ricordata dentro casa, perché è stata di un amore grande, grande, grande. Ripeto, auguro a tutti i ragazzi e ragazze di avere un rapporto così tra i familiari, tra fratelli e sorelle, e pure tra cugini, perché anche tra i cugini lei aveva un bellissimo rapporto.